Wir sind bei den Europameisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik. Aus dem Sportpalast in Prag. Und auf dem Programm heute auch der erste Tag des Wettkampfes 1 der Juniorinnen, der Gymnastinnen zwischen 12 und 14 Jahren. Die letzten Europameisterschaften der Juniorinnen waren vor 2 Jahren in Bukarest und die Gymnastinnen, die dort unter den ersten 4 rangierten, sind heute bei den Seniorinnen auch schon unter den ersten 6 dabei, sodass sich hier eigentlich die Welt- und Europameisterinnen der Zukunft vorstellen. Wir sehen hier Roberta Borgner. Roberta kommt aus Italien und turnte hier heute im Wettkampf 1 nur die Seilübung. Der Wettkampf 1 qualifiziert ja für den Wettkampf 2, wo es dann um die Gesamtwertung der Junioren-Europameisterin geht. Und der Wettkampf 1 zählt für das Teamresultat, nämlich 2, maximal 3 Gymnastinnen bilden ein Team. Und hier war dann die erste Übung auch für das Team der Italienerinnen, 9-1. Und da gehen dann 4, jeweils 2x4 die Handgeräte ein, maximal 8x10 Punkte, also 80. Und das wird heute nicht entschieden, sondern heute turnten die Juniorinnen nur die Hälfte dieses Wettkampfes. Und wir sehen Valeria Vatkin aus Weißrussland. Ihr großes Vorbild ist vermutlich Larissa Lukjanenko. Die bei den Seniorinnen immer vorne mit dabei ist. Schon eine erstaunliche Technik dieser jungen Mädchen. Wie gesagt, maximal 14 Jahre dürfen sie sein. Der Deutsche Turnerbund wird hier bei den Junioren-Europameisterschaften durch Monique Strobel und Jasmin Sauer vertreten. Beide trainieren im Bundesleistungszentrum Wattenscheid. Schon sehr ausdrucksstark, die Valeria Vatkin. Lorena Gurendes aus Spanien. Die Spanierinnen haben ja immer eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Die meisten Gymnastinnen trainieren im Leistungszentrum in Madrid direkt. In diesem Alter bringen es die Mädchen auch schon auf 6 bis 8 Stunden bisweilen am Tag. Natürlich mit Pausen zwischendrin und nicht nur diese Übungen werden trainiert, sondern da gibt es dann Ballettunterricht oder Ausdruck.
Ausdruckstraining. Aber viel Zeit muss auch investiert werden, um diese Übungen zu automatisieren, um die Gerättechnik zu erlernen. Lorena mit dem Band, hier noch einmal ein Abwurf vom Stoff des Bandes und gleich nochmal und dann Bumerang zurückgeholt. Eine schon recht schwierige und schwungvolle Übung. Und 9,35 Punkte für Lorena. Oder mit dem ersten Tag des Wettkampfes der Juniorinnen im Alter zwischen 12 und 14. Und hier sehen wir Theodora Alexandrova aus Bulgarien. Sie hat schon einiges auf sich aufmerksam gemacht bei den letzten Wettkämpfen dieses Jahr der Juniorinnen. Die Geräte bei den Juniorinnen haben auch noch eigene Abmessungen. Denn wäre der hier, dieser Reifen, 90 cm, dann würde er der Theodora sicherlich fast bis zur Schulter gehen. Schon eine ganz erstaunliche Körpertechnik, schon sehr sichere Drehungen. Ausdrucksstark für ihr Alter. Die Wertungen bei den Juniorinnen hier gehen nicht bis 10, sondern nur bis 9,8 Punkte. Daran kann man sich dann orientieren, das ist die obere Messlatte. Und sie kriegt hier immerhin 9,6 Punkte. Und das Team hat schon 18,85 jetzt beisammen. Das mit dem 13. Platz, das ändert sich noch, denn andere Teams haben schon mehrere Übungen auf ihrem Konto. Und das Ganze ist nicht repräsentativ. Julia Furkalo aus der Ukraine. Die Seniorinnen aus der Ukraine sind ja im Moment in der rhythmischen Sportgymnastik die absoluten Nummer 1 Gymnastin Ekaterina Schrebrianskaya, die amtierende Weltmeisterin. Mit den Keulen muss gezeigt werden, wenigstens einmal. Sie hat es da am Fuß im Gleichgewichtselement eingebaut gehabt. Und jetzt kommt ein hoher asymmetrischer Wurf. Es müssen ja verschiedene Würfe gezeigt werden. Hier nur eine Keule abgeworfen. Die
Julia Fokalo aus der Ukraine mit ihrer Keulenübung. Schon recht hochgewachsen, was auch von Vorteil ist in der rhythmischen Sportgymnastik, da die ganzen Halteelemente sehr schön zur Geltung kommen. Und 9,5 Punkte für Julia. Mühlhandkreisen. Und als nächstes Elena Shalamova aus Russland, eine der Favoritinnen hier auf den Junioren-Europameisterinnen-Titel. Sie macht sich hier bereit für ihre Seilübung. Dieses Seil ist aus einem Hanfstoff oder Kunststoff. Ist an den Enden verknotet, aber ansonsten darf es nirgends verstärkt sein. Und es müssen verschiedene Sprünge gezeigt werden. Mit Seildurchschlag, Schwünge und Kreisen und verschiedene Arten von Würfen. Sehr gute Grundausbildung in der Körpertechnik, schöne Halteelemente, das Bein schön gespreizt, 180 Grad und gut gehalten. Denn es gehört nicht nur eine hervorragende Dehnung, sondern auch eine entsprechende Kräftigung der Muskulatur in der rhythmischen Sportgymnastik dazu, um hier diese Körperelemente präsentieren zu können. Mit ihr ist zu rechnen. Beim Kampf um die Goldmedaille hier der Junioren-Europameisterschaft. Elena Shalamova erhält 9,6 Punkte, eine der höchsten Wertungen hier am ersten Tag des Wettkampfes 1. Und wir sehen sie noch einmal mit ihrer Reifenübung. Taucherdrehung zum Anfang. Ein sehr hoher Abwurf und nach einer Rolle vorwärts gefangen. Sehr schönes Gleichgewichtselement mit Anheben des Reifens. Wurf in der Rotation zurück und ein Ringsprung durch den Reifen. Eine abwechslungsreiche Komposition der Übungen und recht anspruchsvoll für eine Juniorin im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Elena Shalamova aus Russland mit ihrer zweiten Übung hier am ersten Tag. Die Mädchen haben heute maximal zwei Übungen geturnt und nochmals eine der höchsten Wertungen, 9,6 Punkte. Nach dem ersten Tag der Teamausscheidungen hier liegt Russland auf dem ersten Rang vor Weißrussland und Bulgarien.
Die deutsche Mannschaft liegt erfreulicherweise auf dem 11. Rang, vertreten durch Monique Strobel und Jasmin Sauer vom TV Wattenscheid. Den zweiten Tag der Ausscheidung. Tutte le seconde linee della ginnastica ritmica continentale a livello juniores, ma che nel gruppo A veramente stona. Il punteggio migliore della giornata è per ora proprio di Yelena Chalamova, la russa che è al comando della classifica provvisoria di qualificazione, per lei 9,70, mentre vi ricordo bene, per quel che sono le loro possibilità, le due azzurre, Arianna Rusca 9,30 nella prova che abbiamo visto alla cerchio, e identico punteggio anche per Letizia Rossi alle clavette. Nella classifica per nazioni al comando c'è per ora l'Italia, ma c'è da tenere presente come molte squadre non abbiano ancora portato in pedana il loro terzo atleta, quindi non è un risultato che deve in qualche modo suggerire alcuna illusione. E ora inquadratura per Esther Dominguez, spagnola. Le ginnaste spagnole sono quelle più interessate direttamente alle prove degli italiani, sono loro in pratica a giocarsi i posti immediatamente alle spalle delle grandi che arrivano dall'est europeo. Seguiamo la prova al cerchio di Esther Dominguez. La fase finale dell'esercizio della ginnasta spagnola Esther Dominguez riesce in qualche modo a controllare anche la chiusura del suo esercizio, sembra soddisfatta, mentre questo è il replay della prova di Letizia Rossi, non lo abbiamo seguito in cronaca diretta, si conferma il 9.30 ottenuto alle clavette dalla atleta dell'Aurora di Fano, ha 14 anni, ancora da compiere. E ora il momento forse più atteso, il ritorno in pedana della bulgara Aleksandrova, Teodora Aleksandrova, ieri per lei 9,60 al cerchio, 9,650 al nastro, ne hanno fatto la grande favorita di questa manifestazione, vediamola alle clavette. Assolutamente in delirio per lei. Perfetta fin qui. Pubblico che sottolinea ogni passaggio riuscito da parte del Aleksandrova. Sì.
Eh sì, un numero decisamente ammiccante, riuscito anche alla perfezione per Teodora Aleksandrova, che continua a confermare in pedana tutti i suoi numeri. Questa è la sua rivale, almeno per il momento non inganna il 21esimo posto provvisorio, perché la Varchina ha eseguito soltanto due esercizi. Siamo in pratica a metà del programma. L'Aleksandrova era la ventesima prova, la giuria è riunita, vi ricordo che c'è anche un giudice italiano, si tratta di Marina Piazza, mentre in secondo piano vedete Daniela Delle Chiaie, che è il coordinatore tecnico della nazionale, ma è anche responsabile della UEG, della giuria internazionale. Ci sono stati un bel po' di problemi in fase di valutazione, si è parlato di scandalo, si è parlato di accordi, tutte cose che avranno ancora maggiore attualità quando poi si parlerà della gara a squadre. Intanto siamo in attesa del punteggio per la Aleksandrova, quando in pedana scende Yelena Gatilova della Ucraina, la vedremo impegnata alle clavette. Ecco la seconda parte, nella quale normalmente un esercizio sale di tono, soprattutto musicale, e sta all'atleta trovare la capacità per adeguarsi al nuovo ritmo. Ha studiato bene nei dettagli coreografici il suo esercizio Yelena Gatilova. È un'esecuzione molto corretta per l'atleta che viene dall'Ucraina. Vi ricordo che a questa competizione possono essere iscritte atlete nate nell'81, nell'82 e nell'83. Per molte di loro è in pratica la prima esperienza internazionale, molte non sono conosciute al grande pubblico ma nemmeno ai tecnici delle formazioni avversarie, per cui poi in pedana diventa un po' un terno all'otto quando ci si trova a competere con ginnaste del tutto sconosciuto. Ed eccola Yelena Chalamova della Russia, lei è al secondo posto della classifica, 9,60 sia al fune che al cerchio, ma ora dovrà andare a competere con la Aleksandrova. Subito dopo la sua prova faremo con Luciano Montanari il punto della situazione sulle classifiche individuali e quella generale di squadra. Sta sbagliando pochissimo e soprattutto sta interpretando questo numero nel modo migliore per impressionare la giuria.
vediamo questo passaggio, è forse leggermente in anticipo la Chalamova rispetto al nastro. Chiusura con applausi che vanno a sottolineare come il pubblico sia rimasto ammaliato dalla prova di Yelena Chalamova, atleta russa che deve superare il 9.55 della Aleksandrova, che con quella votazione ha conquistato il primo posto in classifica. Ripeto, non inganni il piazzamento generale, perché quello fa parte di una classifica che comprende anche le atlete degli altri gruppi che hanno già concluso la loro esperienza continentale. Queste atlete invece le rivedremo in pedana più avanti. Ora riflettori sulla polacca Agnieszka Brandebura, un'atleta che non dovrebbe entrare nel lotto delle migliori, mentre c'è grande curiosità per sapere quale sarà il punteggio della Chalamova. È che non riesce la Agnieszka Brandebura a dare una sensazione di naturalezza al suo esercizio. Questo l'avevamo visto anche nelle prove precedenti, quelle di ieri, ma anche in allenamento. Forse preferita per la Brandebura, quella dove si tratta di dimostrare grinta e determinazione, unite ovviamente a un buono spessore tecnico. Non è soddisfatta di sé, ha avuto qualche problema l'atleta polacca Agnieszka Brandebura, 12 anni già compiuti, mentre arriva il punteggio anche per Yelena Gatilova, 9.55. E allora andiamo adesso con Luciano Montanari a fare il punto della situazione, quando manca ancora comunque un esercizio alla conclusione di questo gruppo di qualificazione, un esercizio per ogni atleta. Dunque, al comando è la russa Elena Chalamova con punti 28 e 9 ad un solo decimo e un esercizio ancora da eseguire, la bulgara Teodora Aleksandrova. Al terzo posto l'ucraina Elena Gatilova, l'italiana Rossi è nona attualmente con 27 e 5. C'è da tenere presente che tutte le atlete vanno ad esibirsi su quattro discipline, ma poi soltanto i migliori tre risultati contano per la classifica generale. Una ginnasta greca, la 14enne Irene Polidoru, la migliore delle greche è la Christodoulou, che per ora è posizionata sull'ottavo posto. È stata molto brava qui. Molte ginnaste hanno curato con grande attenzione l'effetto spettacolare del loro esercizio, è una costante, l'abbiamo visto in queste due giornate degli europei di Praga. E ha fatto presa sul pubblico il numero di Irene Polidoru, bandiere elleniche a salutare la loro prova, mentre arriva il punteggio già anticipato in precedenza da Montanari per la Chalamova, Irene Chalamova 9.55, il punteggio massimo della giornata appartiene comunque a questa atleta russa che alle clavette ha ottenuto 9.70, ci avviciniamo al momento in cui tornerà in pedana Arianna Ruska.
a separarci da lei è soltanto la prova della rumena Evelina Benchea alle clavette. Ricerca dell'equilibrio per la Benchea. Abbastanza statica comunque la sua posizione, Benchea, che non fa parte del lotto delle migliori. Eccolo qui l'errore che giunge a sottolineare una prova abbastanza opaca. Sono timidi gli applausi anche sul volto della giovanissima ginnasta romena. Non c'è alcun tipo di gioia, il 9,50 per la Brandebura, mentre l'entusiasmo sta a salutare l'ingresso in pedana di Arianna Rusca. Sono abbastanza numerosi i tifosi italiani. L'atleta 14enne della Rubattino di Genova si gioca il passaggio in finale. Per lei per ora 2,9,30 alle clavette e al cerchio. Arianna Rusca, per lei il nastro. Sbagliando assai poco, anche se il suo esercizio non presenta difficoltà particolari, questo passaggio riesce ad Arianna Rusca. Riesce a nascondere l'attimo di anticipo con cui è arrivata l'appuntamento col nastro Arianna. Siamo nella fase finale del suo esercizio, potrebbe giocarsi adesso il passaggio alla fase finale l'atleta italiana. Eccolo lì il momento più importante, è riuscito. Grandi applausi, sventolio in tribuna del tricolore, gran sorriso anche per Arianna Rusca, che effettivamente è rimasta molto molto soddisfatta per la sua prova. Ai 2,9,30 si aggiungerà sicuramente un risultato positivo e chissà a questo punto se gli orizzonti continentali di Arianna possono andare anche al di là della semplice gara di qualificazione cui era stata iscritta. Ci sono però, vediamo sul computer, divergenze clamorose tra le giurate dell'esecuzione. Si tratterà di capire a questo punto quello che accadrà. Mentre non si pone tanti problemi Valeria Varkina, la bielorussa, che torna in gara, questa volta esibendosi con la Fune.
con un attimo di anticipo all'appuntamento con la corda, l'atleta bielorussa. Tra pochissimo qui si gioca la possibilità di rimanere in corsa per uno dei posti migliori per poi affrontare la finale con successive speranze consolidate di poter puntare al podio. Grandi applausi per lei che è contenta, mentre è arrivato il risultato per Arianna Ruska, ha ottenuto 9,20, questa è l'atleta che l'ha preceduta, 9,20 il suo totale di 27,800, Arianna è sesta per il momento, dovrebbe riuscire in qualche modo a custodire uno dei posti utili per entrare nella fase finale. Quella inquadrata adesso invece è una ginnasta che deve assolutamente cancellare quell'8,65 che sta lì a pesare come un macigno. Nella prova al nastro si chiama Magali Poisson, francese, grande appassionata della Juventus e di Platini, dai tempi di Platini, una passione che le è stata trasmessa dal padre. Vediamola impegnata al cerchio e fuori dalla possibile finale. Si tratta di capire se avrà ancora determinazione per poter recuperare. Timidi applausi a ad incoraggiare la Magal Poisson. Numero abbastanza semplice, ma che comunque viene svolto con grande attenzione dalla Poisson. Sente in qualche modo liberata dalla tensione accumulata in precedenza, l'abbiamo vista in un angolo del palasport di Staviste, mentre arriva la ufficializzazione del 9,20 per Arianna Ruska, quel 19° posto è ingannevole perché in realtà Arianna, scartando il peggior punteggio, è risalita fino al 6° posto. La rivediamo in un passaggio al nastro. Ed ecco nuovamente in pedana Lorena Grandez, spagnola, una che si sta giocando i posti immediatamente alle spalle delle migliori, proprio con le due italiane, Letizia Rossi e Arianna Ruska. Alle clavette tutta la grinta della Grandez. Una classifica che parla sempre russo con Chalamova davanti ad Alexandrova. Usciti i passaggi alla Grandez. Sta sbagliando, lei deve difendere il 5° posto attuale. Eccola lì a concludere il suo esercizio, Lorena Grandez, 13 anni, spagnola,
l'abbiamo vista anche in allenamento esprimere grande concentrazione, grande grinta, anche se la tecnica ci è sembrata ancora abbastanza approssimativa. Vedremo comunque come si collocherà in fase di qualificazione. Mancano ancora 11 atlete prima della conclusione di questa fase eliminatoria. Borislava Ilieva, bulgara, al nastro. Formazione bulgara che punta chiaramente al grande slam, nel senso della possibilità di aggiudicarsi la gara a squadre che seguiremo più avanti, e l'individuale, dove è presente soprattutto con la Aleksandrova. Per la Ilieva si parte dal settimo posto fin qui conseguito, ma è possibile migliorarlo in questo ultimo esercizio per l'atleta bulgara. Riesce ad addomesticare il nastro in un momento in cui sembrava sfuggirle il perfetto controllo dell'attrezzo. E finisce da attrice consumata, cercando di dare maggiore spessore al suo numero, interpretando alla meglio la base musicale. La bulgara Borislava Ilieva, mentre questa è Magali Poisson, che ha concluso tentando quantomeno di dare un senso alla sua avventura continentale. 9.250 per lei. Sarà ricordata comunque, ma vedremo se nel passaggio, che è sempre molto delicato tra la categoria senior, dalla categoria junior a quella senior, se la Poisson riuscirà a recuperare posizione nella gerarchia internazionale. Però c'è una pausa perché c'è la giuria che si sta consultando, da capire, resta la quotazione da affidare alla Grandez. Ecco lì, 9.50 per la ginnasta spagnola, che in classifica generale guadagna posizioni arrivando al quinto posto, scala di un gradino Arianna Rusca, che per ora è settima, ma non dovrebbero esserci problemi per il suo passaggio in finale, così come anche Letizia Rossi vede quel suo attuale undicesimo posto abbastanza come una garanzia per ritornare in pedana e giocarsi la possibilità di inseguire il sogno, che poi sarebbe quello di rimanere in scia alle migliori. Yulia Furkalo, atleta ucraina. Furkalo che finora abbiamo visto in gara già nella fase eliminatoria di ieri, quando ha saputo conquistare 9.150 alla Fune. Si è arenata abbastanza la giovane ucraina, vediamo come se la caverà al nastro. Ovvio che cerchi dinamismo, ha scelto una base musicale piuttosto veloce, piuttosto ritmata. È un numero che può far presa sotto il profilo spettacolare, ma che custodisce in sé poche difficoltà tecniche.
Giulia Forcalo, Ucraina, ha cercato di volare basso, di limitarsi all'essenziale, e forse è stato meglio così, meglio non avere ambizioni scellerate quando poi si conoscono i propri limiti tecnici. Conclude qui la sua esperienza a Praga. Arriva il 9.45 per Borislava Ilieva. Ci sono dei fischi, forse poteva essere la giuria più ampia nella sua valutazione. Inquadratura ora per la russa Anna Cicova. Guardate l'espressione attenta e concentrata di Anna Cicova, che ha 9.450 per ora al cerchio e 9.500 alle clavette, rivale diretta quindi per le due azzurre. Dicono i tecnici della sua nazionale che questo esercizio è quello che le riesce meglio, vedremo se effettivamente lo saprà interpretare al meglio. Anna Cicova, Russia. Io vi ricordo anche che le migliori 8 per attrezzo saranno poi impegnate nelle finali di specialità. Molto brava Anna Cicova. Anche per quel che riguarda la classifica per nazioni che assegna il titolo continentale, per ora Ucraina nettamente al comando, le altre che sono in scia non contano. Intanto 9.150 per la Forcalo, con la sua nazionale che grazie anche al suo apporto si porta al primo posto al comando della classifica generale, ma c'è da capire ancora come si delineerà dopo le prove soprattutto di Russia e Bielorussia e della nazionale bulgara. Carolina Makarievic, polacca, si esibisce al cerchio e la sua prova conclusiva. Fase centrale del numero per Carolina Makarievic, polacca. Non è un atleta di grandissimo spessore, i suoi precedenti sono piuttosto limitati in questa competizione praghese. Problemi per lei, li avete intuiti in quel passaggio che precede la conclusione. Per la polacca Carolina Makarievic una preziosa esperienza, ma la sua avventura termina qui. Mentre intanto la Russia passa al comando della classifica generale per nazioni, Anna Cicova con il suo 9.65 ottiene un grandissimo risultato, la proietta al terzo posto del girone di qualificazione alla finale, ma soprattutto regala alla sua nazionale il sorpasso nei confronti di quella dell'Ucraina, quindi per ora primo posto per la Russia, secondo per l'Ucraina,
in attesa della conclusione della prova della Bulgaria e della Bielorussia. Sono queste le quattro nazionali che si giocano il podio. Inquadrata adesso Rodula Christodoulou, atleta greca che è più o meno sugli stessi standard delle italiane. E subito dopo, a proposito di azzurre, spazio per Letizia Rossi alla fune. Completo verde che certo non passa inosservato, quello della Christodoulou, mentre su un lato della Palasport vediamo c'è qualche piccolo problema per Letizia Rossi, sta chiedendo di poter scendere in pedana non subito dopo ma di slittare di una posizione, vediamo. Mentre completa la sua gara Rodula Christodoulou. Ecco la Makarievic, per lei il 9, sesto posto per la sua nazionale. E sì, allora parte prima Camelia Zara della Romania, che prende in pratica il posto in scaletta di Letizia Rossi, che dovrebbe poi gareggiare subito dopo. La Zara ha finora un 9.15, un 9.10 e un 9.050, non dovrebbe quindi impensierire la corsa delle italiane al passaggio in finale. Due italiane dovrebbero gareggiare nella finale individuale di questo campionato europeo juniores di ginnastica ritmica che si sta svolgendo a Praga, la conclusione domenica. Pubblico che si lascia trasportare dalle note della base musicale scelto da Camelia Zara, la migliore delle ginnaste rumene venute qui a Praga. Là il gioco è fatto, la Zara arriva senza ulteriori intoppi alla fine del suo programma, mentre arriva la votazione per la Christodoulou, quarto posto per nazioni per la Grecia, per un podio che per ora vede Russia davanti a Ucraina e Israele, ma adesso grande attenzione perché sulla prima pedana del Palasport Vista Viste di Praga è entrata Letizia Rossi, quella che sulla carta è il nostro numero uno, 14 anni da compiere ad agosto, dell'Aurora di Fano. Si gioca grande credibilità in questa prova conclusiva con la fune, anche se dovrebbe essere praticamente certo il suo passaggio in finale. La campionessa italiana junior da tre stagioni si gioca il passaggio alla finale europea, Letizia Rossi. Vediamola qui, bene così. Sta andando bene l'atleta dell'Aurora Fano,
arrivata fin qui con il suo tecnico, la Lidolitz, ancora bene così. Conclude tra gli applausi convinti del pubblico di Praga per Letizia Rossi, non dovrebbero esserci dubbi, lei è contenta, la finale dovrebbe essere cosa praticamente fatta, siamo in pratica in chiusura di programma, mancano ancora 5 atlete per capire quale sarà la definitiva griglia delle 26 atlete che arriveranno in finale. Con un pizzico di apprensione attendiamo il punteggio per Letizia Rossi, mentre l'attenzione viene tutta puntata ora su Yulia Raskina, atleta bielorussa. Arriva un punteggio molto alto per Letizia Rossi, ancora provvisorio, ma è addirittura 9,45, un punteggio decisamente elevato, al pari con le migliori. Attenzione, c'è grande emozione tra un italiano, non dovrebbe cambiare molto a livello di classifica generale, perché poi si ripartirà da zero, ma è comunque un punteggio sicuramente molto gratificante per il lavoro svolto dalla tecnico, la russa Spilevaja, e dal suo supporto. Alfano, che Lali Dolizze, abbiamo detto, tecnico dell'Aurora, è venuta fin qui nel clan azzurro. Intanto siamo in attesa di capire la votazione per Letizia Rossi. Ricordo che per Arianna Rusca, decima per ora, non ci sono più problemi per accedere ad una finale. Mentre con un punteggio elevato, se confermato, Letizia Rossi potrebbe entrare anche nella finale di specialità, eh? Per concludere la prova Yulia Raskina, lo fa in questo istante l'atleta della Bielorussia. Attendiamo con una grande trepidazione che la giuria sblocchi quel provisory che appare accanto alla valutazione per Letizia Rossi. Non viene offerto il replay della prova della Rossi proprio perché c'è grande fermento in giuria. È molto importante l'eventuale conferma del 9,45, perché significherebbe che Letizia Rossi può addirittura partecipare alla finale di specialità alla fune, e sarebbe un traguardo non da poco, sicuramente inaspettato. Di certo c'è per ora che l'Italia sta gradualmente risalendo posizioni nelle quotazioni internazionali. Sul computer rimane perenne quel provvisori, ci devono essere discussioni soprattutto per quel che riguarda la composizione del voto in esecuzione, mentre la Jessica Delbomé non appare atleta in grado di inserirsi nella top 10 di questa gara. Vediamo il clan azzurro in grande trepidante attesa per il risultato della Rossi. Qui c'è in gioco di più che classificarsi tra le prime 10, posizione già occupata per ora da Arianna Rusca nella fase eliminatoria, ma si tratta di capire se effettivamente ci sarà anche un passaggio nella finale specialità. Ci sono ancora grandi discussioni, non riusciamo a intuire il motivo. Mentre il pubblico segue la prova alle clavette della francese Dermomé, dopo di lei soltanto Dominguez e Alexandrova in pedana prima della conclusione della gara. E mentre le telecamere continuano ad inquadrare la prova ormai conclusa da Dermomé, in un altro
angolo della palasport Vista Viste si sta vivendo una situazione di grande emozione. Si attende il voto per Letizia Rossi. Per ora la composizione è stata valutata con il 4,75 e 4,70 nell'esecuzione per un totale di 9,45. Non si decidono però le giurate a dare l'ok a questa valutazione, mentre scende in pista Esther Dominguez, spagnola, penultima concorrente del programma, all'ottavo posto da difendere. Ormai manca pochissimo alla conclusione di questa fase finale, che poi ci proietterà nelle finali della gara a squadre, dove l'Italia di Amalia Tinto deve difendere il terzo posto dopo la prima giornata eliminatoria. Non riusciamo a capire che cosa stia accadendo, del perché. Non riusciamo a capire perché. A questo punto io ritengo che il tempo a nostra disposizione sia già scaduto. Grazie per ora a Luciano Montanari, che è con me in postazione, grazie a Massimo Gioretti che ha coordinato il Sud di Roma. Io credo di potervi confermare il 9,45 di Letizia Rossi, anche se non è ancora ufficiale. Ciò vuol dire che comunque l'atleta italiana, insieme all'altra azzurra, Arianna Rusca, è nella finale del concorso generale. Se il 9,45 sarà confermato, entrerà in finale anche del finale per la specialità. È tutto per ora, linea allo studio.